Ciao a tutte, eccomi qui. Allora, finalmente sono qui per fare il video con il look naturale creato con questa palette di Elf. La palette di Elf, appunto, 6 ombretti dell'edizione di Natale, la palette Natural con tutti i toni sul marrone. Scusate, sono ancora giù di voce. E quindi adesso passiamo al tutorial così vediamo che cosa ho fatto per arrivare a questo risultato. Un bacio, ragazze, ciao! Applico la base su tutto l'occhio, io utilizzo questa della Elf. Come ulteriore base solo sulla palpebra mobile, però applico questo matitone della NYX nella tonalità, eccola qui, nella tonalità yogurt, un colore molto chiaro e che servirà appunto a far aderire meglio l'ombretto e dargli più luminosità. Sfumo leggermente i contorni con il dito. Prendo poi la palette dell'Elf, questa qui, la Natural, faccio vedere la confezione, questa qui, la versione quella natalizia con 6 ombretti, è appunto la Natural con tutti i colori naturali. Come primo colore applico questo qui. Vi do un consiglio per questi ombretti Elf, state molto attente quando vi truccate perché sono molto belli ma purtroppo molto polverosi e quindi vi consiglio di truccare comunque prima l'occhio perché potrebbe cadere un po' di prodotto sotto, insomma. Allora, il colore più chiaro col pennellino di precisione ad applicarlo solo nell'angolo interno dell'occhio. Ne applico un po' leggermente anche qui sotto, in modo da illuminare tutto l'angolo interno. Prendo poi questo pennello di Elf, il Concealer Brush, che è un pennello piatto a lingua di gatto, abbastanza piccolo da precisione, e prendo il color oro, questo qui, il colore centrale della prima fila. Lo vado ad applicare al centro della palpebra mobile, lasciando vuota la parte esterna. Come vedete lo sto tamponando proprio perché essendo polveroso ha bisogno di essere tamponato. E così aderirà anche meglio alla base cremosa che abbiamo messo. Qui lo porto un po' in avanti di modo che si amalgami col colore che abbiamo messo nella piega dell'occhio. Prendo poi quest'altro pennello di Elf, questo pennello da sfumatura, e prendo il colore più scuro, il marrone più scuro, che è questo qua, l'ultimo della seconda fila. Ne prendo un po' di punta. Anche questo poco perché è veramente polveroso e lo applico nell'angolo esterno e lo porto su nella piega dell'occhio. Lo tiro anche in avanti verso l'oro di modo che si amalgamino. Con il pennello Elf della linea Bamboo, questo da blending, che ha appunto le setole molto ampie, vado a sfumare i contorni del marrone. Ora andiamo a riapplicare un pochino di oro al centro della palpebra. Con un pennello da sfumatura molto ampio, di questo tipo, vado a prendere poi il colore più chiaro della palette, questo colore qua, il primo della prima fila. Ne prendo sempre un po' di punta e vado ad illuminare tutta l'arcata. Completare il trucco finiamo con l'eyeliner in gel di Elf, eccolo qui, il cream eyeliner nella tonalità black. Se voi volete un trucco molto naturale potete fare la riga d'eyeliner marrone o addirittura non farla. A me piace renderlo un po' intenso il trucco di modo appunto che l'occhio sia in risalto. Quindi comunque l'eyeliner io lo metto anche perché nel trucco che mi avete visto la volta scorsa io una riga d'eyeliner l'avevo. Quindi andiamo ad applicarla col pennellino angolato d'eyeliner questo. Vado a definire poi le mie sopracciglia con una matita della tonalità appunto delle mie sopracciglia.
Non guardate quella che sto utilizzando io perché ho perso la mia matita di Essence, quella che utilizzavo appunto per riempirle. Devo accontentarmi di una matita marrone che però è troppo chiara rispetto alle mie ciglia, le mie sopracciglia, scusate. E quindi si noterà un po' lo stacco, ma purtroppo l'ho persa. Non la trovo più e ne ho ordinato un set per le sopracciglia, ma finché non mi arriva dovrò accontentarmi di questa fetecchia che ho riesumato non so da dove. Comunque voi utilizzate una matita per riempire le sopracciglia e tenere tonalità delle vostre sopracciglia. Come step finale andiamo ad applicare il mascara. Io non metterò matita all'interno dell'occhio proprio perché il trucco lo vogliamo tenere più naturale possibile. Se voi volete potete mettere anche una riga di matita nera all'interno dell'occhio o al limite marrone. Come mascara io utilizzo questo di Essence, lo Stay On and On and On, questo qua che vi ho fatto vedere, proprio perché separa molto bene le ciglia ma non volumizza in modo particolare, quindi è un mascara molto delicato, a mio avviso va bene per il giorno appunto. Ne metto leggermente un pochino anche nelle ciglia inferiori, ma proprio una cosa quasi invisibile. Ok, il look è finito. Ok, il trucco è quindi finito. Ora ho già fatto la mia base, vado a completare con il blush. Come blush utilizzo questo della Pop Beauty, questo qui, che è il Cake Blush, praticamente un blush multistrato, ora vi faccio vedere. Eccolo qui. Lo utilizzo con il mio pennello angolato da blush. Ne prendo poco perché è molto pigmentato, sbatto via l'eccesso e lo metto sui miei zigomi. Se voi volete mantenere un look naturale, l'illuminante potete anche saltarlo come step. Io lo metto perché sto uscendo, è sera, quindi mi piace averlo. Come illuminante utilizzo questo di ELF, che praticamente è la tonalità Luminance. Ne prendo sempre un po' con il mio pennello piccolo angolato da blush di ELF e lo metto solo sugli zigomi. Anche questo è un illuminante economicissimo, molto buono. Per concludere poi metto un rossetto, io utilizzo questo della NYX in questa tonalità qui, eccola qua, la tonalità è la Thalia. Questo è un nude come colore però tendente un po' al marroncino, quindi è un po' più pigmentato di quello della Kiko che ho utilizzato l'altra volta. Per renderlo un po' più luminoso utilizzo un rossetto di questo tipo, questo qui molto chiaro. Lo applico con un pennellino molto fino di questo tipo, un pennello che io ho preso da Douglas e che lo utilizzo da labbra perché è molto fino. Prendo un po' di questo rossetto molto chiaro e lo metto al centro delle labbra per illuminare. Ok, il trucco adesso quindi è finito. Vi do solo un paio di consigli. Allora, questo è un trucco naturale e non, nel senso che quello che mi avete visto nel video scorso, togliamo la molletta, quello che mi avete visto nel video scorso era più naturale. Io l'ho reso un pelo più carico visto che devo uscire questa sera. Due consigli per renderlo naturale come l'avevo fatto io l'altra volta. Non mettete la base cremosa perché la base cremosa intensifica il colore dell'ombretto e lo rende più forte, quindi se vedete infatti gli occhi sembrano più carichi, ma non perché io abbia cambiato qualcosa o messo più prodotto, è semplicemente la base cremosa che mettendola ha intensificato il trucco, quindi il colore degli ombretti. E anche la riga di eyeliner, se vedete, l'ho fatta abbastanza spessa, quindi risulta un trucco un po' più carico. Se volete farla, se volete fare il trucco come ho fatto io l'altra volta avevo semplicemente messo una riga finissima di eyeliner con questo qua praticamente della Essence, che è la penna eyeliner che ha la punta finissima, eccola qui, quindi riuscite a fare appunto con questa penna, riuscite a fare una riga molto molto fine
E invece io, utilizzando l'eyeliner in gel dell'Elf, purtroppo con l'eyeliner in gel non riesco a fare una riga così fine, mi viene sempre più grossettina. Mi piace come effetto di sera. Quando invece voglio un effetto più naturale, utilizzo direttamente la penna. E quindi questo è il mio consiglio: utilizzate questa penna qui di Essence, in sostanza, se volete ricreare esattamente il look che avevo nell'altro video. Le uniche modifiche che ho fatto sono queste. Se vedete il trucco un po' più carico, è per questo motivo qua. La base cremosa e l'eyeliner diverso, che quindi l'ha reso più carico perché appunto la riga è più spessa. A parte queste due piccole modifiche, questo è un trucco sui toni abbastanza neutri, naturali. Ovviamente poi a vostra discrezione mixare i colori della palette, creare altri look naturali. Questa è la mia interpretazione di trucco più naturale possibile con quella palette, anche se sapete che per me è difficile creare look naturali, sto iniziando a cimentarmi adesso. E quindi, insomma, divertitevi anche voi a creare qualche look naturale con questa palette che è molto valida di Elf. Un bacio, ragazze, ciao!